Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con Calcio a 5 Extra Time, le partite in TV. È una puntata decisiva, diciamo così, per come sono state decisive le partite che vi mostreremo e di cui parleremo. Andiamo con ordine e partiamo da ciò che è accaduto poche ore fa al Palafiera di Pesaro. Quindi partiamo ovviamente dai playoff promozione di Serie A2. Il Pesaro Fano, dopo aver perso 5-3 a Cagliari nella partita di andata, si è presentata decimata alla partita di ritorno, ma nonostante ciò ha dato gran filo da torcere al quintetto di Mister Podda. I ragazzi di Roberto Osimani, andati sotto 3-0, sembrava quindi una partita già chiusa, hanno saputo rimontare sino al 3-3, hanno subito il 4-3 dal Cagliari, ma hanno pareggiato, 4 pari realizzato, lo sottolineiamo, dal giovane under 21 Ugolini, 4 pari, quindi altri minuti nel finale di partita emozionanti con il Pesaro Fano, che è andata anche vicino in un paio di circostanze al 5-4, che avrebbe rimesso in gioco tutto quanto. Invece, come vedete dal sito della divisione Calcio a 5, è finita appunto in parità. Comunque chiude alla grande questa stagione il Pesaro Fano, da imbattuta in casa ci teneva in particolare a questo fatto Mister Osimani. È stata una stagione eccezionale, come ha ricordato nelle settimane scorse a livello mediatico, diciamo così, il vicepresidente Matteo Paci, con tante soddisfazioni appunto per la Serie 2, con la Coppa Italia sfumata di un non nulla, con appunto i playoff, il terzo posto finale nel proprio girone raggiunto. Tante soddisfazioni anche dal settore giovanile, insomma una stella del Pesaro Fano che quest'anno ha brillato davvero tanto. All'Ital Service Pesaro Fano, ovviamente, l'arrivederci all'anno prossimo. Voliamo una categoria più in basso e quindi andiamo in Serie B, dove c'erano le gare di ritorno anche dei playoff di Serie B, con due formazioni nostrane impegnate. Cusancona e Porto San Giorgio non hanno passato il turno. Il Cusancona, dopo essere stato sconfitto in casa dalla Fratelli Bari Reggio Emilia, anche lei ha creato grande paura alla formazione emiliana, andando avanti anche di 3 reti nel primo tempo. Poi la Fratelli Bari Reggio Emilia è venuta fuori e alla fine si è imposta 7-5. Comunque applausi ancora una volta al Cusancona di Mister Carletti. Porto San Giorgio aveva vinto di un gol nel match di andata, è stata sotto 3-1 a pochi minuti dalla fine, quindi qualificazione in ballo sino alla fine. Poi nel tratto conclusivo del match ha subito altre 2 reti che hanno messo la parola fine a questa stagione del Porto San Giorgio, ancora una volta comunque fra le grandi protagoniste della intera Serie B, e quindi complimenti anche alla squadra di Mister Capretti. Si chiude anche questa parentesi e soprattutto si chiude in maniera definitiva anche la Serie C1 per quanto riguarda perlomeno il verdetto della vincitrice del campionato e quindi della promozione in Serie B, la regina delle Marche, e l'Eagles fermo come pronosticato alla vigilia del match con le Riviera delle Palme. Non ha avuto particolari difficoltà la squadra di Mister Marcelletti a vincere, lo ha fatto in maniera alla fine netta, con Dalmas come al solito gran protagonista in zona gol, successo per 8-3. Vano quindi anche il successo altrettanto largo del Corinaldo per 7-1 sul campo della Montegranarese. Eagles fermo prima con 71 punti, Corinaldo secondo a 70. Deve appellarsi ai playoff la formazione Mister Tinti per provare l'agognata promozione in Serie B. Salterà la semifinale in virtù della regola dei 10 punti, affronterà nella finalissima marchigiana la vincente di Cus Macerata Bocastrum. 9 lunghezze non sono sufficienti per annullare anche questo faccia a faccia, e allora sarà una partita tutta da gustare nei playoff, quella appunto fra universitari del duo Baccosi Zampolini e la squadra di Mister Di Russo. Per quanto riguarda zona playout, già certe le retrocesse appunto Riviera delle Palme e Montegranarese, che chiude mestamente a 0 punti questa sua ennesima avventura in Serie C1 e torna dopo tanto tempo in C2. C'è Bagarre in zona arancione, si giocherà solo la sfida fra Città di Falconara e Osimo Five, perché il Castelbellino ha strappato un pareggio quanto mai prezioso sul campo della San Crispino Juventina, annullando così di fatto l'altra partita dei playout, appunto sarebbe stata Castelbellino-San Crispino. Quindi retrocede anche il San Crispino, il Castelbellino e tutte quelle che sono sopra sono salve. Una partita invece tutta da gustare, quella fra Città di Falconara e Osimo Five in palio la salvezza e la permanenza in Serie C1. E diamo un'occhiata anche alla classifica dei marcatori per esaltare quanto fatto dalle Aquile Fermane in questa stagione. Stravince il titolo di capocannoniere Saulo Dalmas, quasi 60 gol, inseguito peraltro da un suo compagno Gianmarco Malaspina a quota 41. Terzo posto e quindi completa il podio Rudy Bacaloni con 35.
Questo per quanto riguarda il massimo torneo regionale, ma ci sono verdetti importanti anche dalla Serie C2. Li guardiamo rapidamente. Nel girone A sapevamo già della vittoria delle Città Futura Montecchio. I playoff saranno al completo con Eta Beta P73 e con Atletic Cagli Anco Nova Marmi. Questo per quanto riguarda il girone nordico. Nel girone B il grande e inatteso colpo di scena all'ultima curva, il Grottaccia, la società di Cingoli, supera in extremis la Nuova Ottrano, che viene sconfitta 1-0 dal Castrum Lauri al termine di una partita. Sappiamo dai nostri informatori che la Nuova Ottrano nel finale di gara ha letteralmente dilapidato ceste di occasioni gol. Castrum Lauri, che era anche in tono dimesso vista l'impossibilità di raggiungere comunque i playoff, ma la Nuova Ottrano, forse in virtù, insomma in conseguenza della forte emozione del traguardo della promozione vicina, insomma non è riuscita nemmeno a pareggiare, e così la Nuova Ottrano dovrà appellarsi al triangolare finale dei playoff di C2 per provare ancora a salire in Serie C1. Quindi playoff annullati. Per quanto riguarda i playout, vedete verdetto che dice Aurora Treia contro Montelupone, Appignano contro Santa Maria Nuova, retrocede il Futsal Potenza, oltre a già certo Case Nuove. Completiamo l'opera con il quadro della Serie C2, girone C, con la vittoria già decretata dell'Eagles Pagliare, playoff fra Futsal Campiglione e Venarotta e fra Magica e Real Ancaria, retrocesse Mandolesi e Ripa Berarda, playout escluso fra Futsal Fontespina e Real San Giorgio per la differenza di 10 punti, retrocede quindi anche Real San Giorgio, playout e quindi salvezza in ballo fra Amici 84 e Pamar Civitanova. Questo per quanto riguarda la Serie C2. Adesso noi ci fermiamo un attimo con il quadro dei risultati delle classifiche e dei verdetti, andiamo a vedere le prime immagini di questa ricca serata di Calcio 5 Extra Time. Ci dedichiamo appunto al successo dell'Eagles fermo 8-3 sul campo del Riviera delle Palme. Abbiamo dato poco spazio alla partita che dopo un certo momento, da un certo momento in poi, è stata praticamente in discesa per le Aquile Fermane. Invece abbiamo dato ampissimo spazio alle interviste, alle dichiarazioni di festa e alle dediche dei protagonisti dell'Eagles fermo. Quindi maxi sintesi, dunque highlights e poi le interviste di Riviera delle Palme, Eagles fermo. Tre punti per vincere e volare in Serie B, chiaro, lampante il compito dell'Eagles fermo, capolista prima di questa ultima giornata del massimo torneo regionale, la Serie C1. Tre punti per conquistare l'accesso ai campionati nazionali e tenere quindi alle sue spalle il Corinaldo, che prima appunto di quest'ultima curva, di quest'ultimo match della stagione regolare, insegue ad un punto. Sulla carta il compito non è affatto impossibile per i fermani allenati da Roberto Bobo Marcelletti: battere il Riviera delle Palme a Martin Sicuro in trasferta quindi per i fermani, contro una formazione matematicamente già retrocessa dalla settimana precedente. Queste le formazioni, partiamo dal Riviera delle Palme che si presenta con Pompei, Cocciò, Fanesi, Balin, Sciamanna, Rosetti e Libbi in tecnico, in panchina il tecnico è Arcangelo Grossi. Risponde l'Eagles fermo con Luciani, Perez, Malaspina, Pettinari, Concettoni, Dalmas, Capitan Gabaldi, Amadio, Traspedini e Diego da Silva, Verona, e il tecnico ovviamente Roberto Marcelletti. Divisa nera per l'Eagles fermo, divisa bianca per il Riviera delle Palme. Prima azione, primo tiro dalla distanza del Riviera delle Palme, che passa quindi in vantaggio. E allora subito un fatto inatteso, diciamo così, con un tiro dalla distanza scagliato dal numero 7 Fabio Sciamanna, che supera la difesa del portiere Riccardo Luciani. Riviera 1, Eagles 0, ma immediata è la replica dei fermani. Vedete, con una chance per il duo Dalmas Verona si salva in affanno la formazione di San Benedetto del Tronto. Poi schema su punizione, va a rimorchio Saulo Dalmas sull'appoggio perfetto di Perez. Allora viene ristabilita la parità, destro secco. Vedete il replay di Dalmas, non può nulla il portiere del Riviera delle Palme. 1-1 dopo pochi minuti di gioco. Ancora Riviera delle Palme però pericoloso davanti al portiere, si presenta al tiro Andrea Fanesi, il capitano, e rischio grossissimo nuovamente per l'Eagles fermo, che non ha iniziato con la massima concentrazione questo match. Palo colpito, brivido, poi dalla parte opposta ancora un tentativo di Dalmas, si salva il portiere, dovrebbe essere Francesco Libbi, classe addirittura 64, non propriamente giovanissimo. Si resta sull'1-1, ma si aprono ancora spazi per l'Eagles fermo. Ci prova Diego da Silva Verona, l'ex Caffè Portos, trova una deviazione quindi in legno anche lui,
Tante occasioni, un altro palo da parte di Dalmas, mani in volto per la disperazione, sempre sui binari dell'equilibrio, 1-1, contropiede però del Riviera delle Palme, sbilanciato l'Eagles, attenzione, superiorità, triangolo davanti alla porta, rete! Ancora vantaggio del Riviera delle Palme, che non vuole assolutamente saperne di concedere facilmente la vittoria all'Eagles. Fermo, arriva la rete di Fabio Sciamanna, 2-1, e chi si aspettava una passeggiata dell'Eagles? Fermo si inquista rimanendo tra virgolette deluso, poi però c'è un erroraccio del portiere Francesco Libbi, ne approfitta ancora Dalmas per ristabilire nuovamente la parità. Non è propriamente una partita di altissimo profilo tattico, e quindi col passare dei minuti vengono fuori le qualità tecniche dell'Eagles. Fermo che realizza anche il gol del sorpasso, 3-2, ancora lui, ancora il bomberissimo di questa Serie C1, Saulo Dalmas. Poi c'è anche un autorete, allora si mette in discesa la partita per la formazione del presidente Roberto Luciani, che appunto mira a volare in Serie B. Si moltiplicano i pali colpiti dai giocatori in maglia nera, un altro legno, l'ennesimo colpito da Dalmas dalla parte opposta, gran tiro al volo questo da parte di un giocatore di casa, pallone che dopo una deviazione termina fuori, ancora Dalmas però che gonfia la rete, per lui è un gioco da ragazzi quando arrivano questi palloni vaganti in mezzo all'area di rigore, e sono quindi 5 già i gol per Saulo Dalmas ed è 5-2 per l'Eagles Fermo nel primo tempo. Partita che potremmo considerare chiusa, soprattutto se l'Eagles Fermo sarà capace di amministrare questo vantaggio, ma non si ferma qua la voglia di segnare della squadra allenata da Roberto Marcelletti. Va a segno prima Amadio, poi anche Gabaldi, allora siamo già sul 7-2 dopo pochi minuti della ripresa, e ormai è cosa fatta per l'Eagles Fermo. Con il nostro montaggio, con la nostra ampia sintesi, proseguiamo però su questa iniziativa di Perez, gol anche per lui, 8-2, esulta Perez per la rete realizzata, e allora si può anche rilassare un po' l'Eagles Fermo, concedere un altro contropiede alla formazione di San Benedetto del Tronto. Il destro insidioso di Andrea Fanesi, si oppone da gran portiere qual è Luciani, poi anzi no, in questo secondo tempo, correzione, fra i pali è entrato il numero 12 Massimo Traspedini, speriamo sia corretta la dicitura, mentre arriva il terzo gol del Riviera delle Palme, 8-3, ma non ci sono pericoli ovviamente per la formazione di Marcelletti. Siamo verso la fine della partita, ennesimo palo colpito, arriva adesso il triplice fischio, l'Eagles Fermo batte il Riviera delle Palme e vola in Serie B, vince il massimo torneo regionale, vince la Serie C1 ed è festa per la formazione del presidente Roberto Luciani, che è stata a lungo inseguitrice del Corinaldo in vetta alla graduatoria, poi la svolta qualche settimana fa col pareggio casalingo della formazione di mister Massimo Tinti, mentre l'Eagles Fermo ha continuato a macinare vittorie su vittorie anche quando è andata sotto nel punteggio, come le partite con l'Audax o con appunto l'Osimo 5, ha saputo rimontare e andare a conquistare i tre punti, e così con una cavalcata trionfale in particolare nel girone di ritorno, caratteristica potremmo aggiungere fra parentesi tipica delle formazioni del presidente ha inquadrato Roberto Luciani, appunto si è andato a prendere il primo posto solitario, l'ha mantenuto coi denti stretti e oggi festeggia per la vittoria del campionato. Eagles Fermo vola in Serie B, primo anno veramente di grande soddisfazione per Roberto Marcelletti. Nel girone di andata dicevamo qualche tentennamento, ma come la squadra ha trovato la quadratura migliore sono stati solo successi, e allora viene portato appunto in trionfo il tecnico anconetano. Eagles Fermo festeggia la promozione nel campionato nazionale, complimenti! Quest'anno niente, ci ho avuto la chiamata dell'Eagles Fermo, sono venuto qui, ho trovato dei ragazzi meravigliosi che veramente penso che meritano tutto questo, hanno vinto meritatissimamente. All'inizio è stata un pochino dura, sai, alcuni ragazzi sono arrivati campionato, appena iniziava il campionato, forse erano senza preparazione così, ma poi alla fine stanno arrivando adesso. Ho avuto la fortuna di incontrare queste persone qui che da quando sono arrivati si sono messi a completa disposizione dalla squadra, dalla società,
e che posso dire, sono stati fantastici e sicuramente è tutto merito loro se adesso stasera ci divertiamo un pochino. E la verità è che lui non segna mai, mi piace far segnare gli altri, però l'importante era questo. È stato molto difficile, sicuramente abbiamo cominciato un po' in ritardo e quello ci ha portato a che siamo stati sempre a fare una rincorsa, loro non molavamo, però noi abbiamo lavorato tanto. Tanti non sanno tutto l'sforzo che abbiamo fatto, quello che abbiamo lavorato, quello che tanti hanno messo da parte per riuscire a tirare fuori questa cosa qua, che è stato importantissimo, perché la verità è che è venuto fuori un gruppo veramente bello. Sì, c'è un merito a questa squadra, è stato quello lì, perché tutti parlavano di altri gruppi e che Corinaldo c'aveva un gruppo migliore del nostro. Il nostro è stato un gruppo bello e veramente dopo che abbiamo aggiustato certe cose siamo partiti molto bene. E complimenti a loro che hanno fatto un gran campionato. E penso che noi a livello di quartetto, quintetto, avevamo qualcosa di più di tutti gli altri. Quando siamo riusciti a amalgamare tutte quelle cose lì, penso che siamo venuti fuori bene, veramente bene. Adesso credo che l'abbiamo dimostrato tutte queste ultime giornate. Sicuramente la partita col Corinaldo abbiamo fatto capire che noi ci eravamo veramente. In quel momento lì è stata la svolta, quella partita lì, perché noi lì o andavamo dentro o andavamo a meno 8 e già era troppo difficile. E io ho fatto tanti anni, ho fatto altri campionati, mi sono trovato a fare questa categoria l'anno scorso con un altro gruppo, pure bellissimo, siamo riusciti a vincere. Mi sono trovato qua a vincere un'altra volta, a me sicuramente mi piacerebbe un'altra volta tornare a fare altri campionati perché fa più piacere. Però speriamo bene, dai, ci siamo. Come sempre la Liga viene fatta ai forzi che fa mia famiglia che sono lontano e loro ci tengono tanto e uno viene qua a lavorare e quindi sempre la dedica sarà sempre a loro. Quindi io sono uno di famiglia, quindi la dedica sempre alla famiglia. Il mio mestiere ormai è sempre stato così, da piccolino ho visto bene la porta, sempre sono stato capocannoniere delle squadre, sono andato per fortuna, però non è che è merito mio soltanto, cioè è tutta una squadra, siamo amalgamati strada facendo, è diventato tutto più facile. Dopo una rincorsa devastante, diciamo così, avevo detto quella volta contro il Boccastro a casa che ci credevamo fino in fondo, e aspettavamo un passo falso loro e è venuto. Pure noi abbiamo rischiato tantissimo, però questo è il calcio, è bello perché è così, capito? Non sa mai dove vai a affrontare, può perdere con l'ultima, può vincere con la prima, è così, è bello per questo. Ti dedico alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto, e alla mia moglie che è stata con me 4-5 anni qui, adesso non, per motivi lavorativi, questi altri motivi non può stare, però da lontano mi segue, lo sento tantissimo, un bacione a loro, a tutti quanti, grazie di tutto. Sì. Ha detto che va a girare l'Ancona per Isoma, quindi adesso che la deve fare, ci piacerebbe. Devo andare a giro con Perisoma, infatti, per Ancona. I capelli biondi l'ho fatti una volta, ero biondo. Adesso tocca per Isoma. Sono entrato con loro dalla Serie D e sono arrivato in C1 con loro, è stata un'esperienza fantastica. Abbiamo vinto la C2, quest'anno finalmente, dopo l'anno scorso, abbiamo vinto la C1. Ogni allenamento era sempre da imparare, sempre da imparare. Poi Saulo davanti è una sicurezza, tiene palla, ti permette di salire, di fare rimorchio, segna poco naturalmente, anche Malaspina per la prima volta è stato in C1, ha fatto un campionato bellissimo, Gavaldi anche ha partecipato al 100%, quindi la dedica mia va al gruppo, alla società che mi ha permesso di continuare a lavorare con loro e ai ragazzi naturalmente. Oh, guardate Enzino Iachetti, oh. Chiama un po' che pechine, Ugiani! Osimo, nonostante che eravamo passati avanti, insomma è stata una partita molto particolare. Bobo ha rischiato sin dal 12esimo del primo tempo con il portiere volante, ne ha avuto ragione alla fine, per cui è stata forse la più sofferta di tutte. Montegranarese qui oggi a San Benedetto o Martin Sicone di Sivoglia, insomma è stata abbastanza tranquilla. Abbiamo lavorato con il discorso del settore giovanile, stiamo lavorando molto sul discorso palazzetto perché noi non ce l'abbiamo, non abbiamo la struttura adatta, quindi per cui stiamo lavorando molto su quello, forse è la parte più complicata perché anche quella burocratica, amministrativa, politica e quant'altro. Insomma. Questo è uno dei sassolini che mi volevo togliere, insomma. Il mister è stato attaccato all'inizio dell'anno per i suoi risultati anche a
dicembre, insomma, è stato nelle varie votazioni del Futsal Marche, è stato votato con un 5,5. Penso che dopo quel voto, o anche prima di quel voto, a partire dai primi di dicembre, i risultati l'hanno dimostrato in campo, il gioco e quant'altro. Insomma, penso che il mister ha lavorato molto. Ovviamente è partito senza una squadra base, perché i giocatori sono arrivati quasi tutti all'ultimo minuto. Perez è arrivato a fine ottobre e ha dovuto ricreare, amalgamare un gruppo completamente, totalmente nuovo, e da dicembre in poi ha dimostrato, insomma, quello che è Bobo Marcelletti, che tutti conoscono. Conferme sicuramente ce ne sono diverse, come altri magari preferiscono rimanere in un campionato come la Serie C1, perché comunque la Serie C1 è un campionato più abbordabile negli orari e nella tempistica. La Serie B è più impegnativa dal punto di vista allenamenti, il sabato le trasferte, perciò ognuno farà anche delle valutazioni, diciamo, a livello personale, lavorativo e quant'altro. Non sarà facile, insomma, vedere chi rimane e chi non rimane. Comunque adesso ci godiamo la festa, ce la godiamo oggi, ce la godremo sabato con un quadrangolare con tutte e quattro le squadre di Serie D, Serie C2, Serie C1 dell'anno scorso, Serie C1 di quest'anno, insomma, tutti quanti insieme. Ci godremo la festa sabato al pistacchio e al ristorante, e poi vedremo sul da farsi per gli anni successivi. La dedica a tutta la società, Manfredo, Candido e tutti i ragazzi che veramente hanno dato il massimo fino all'ultimo, nonostante tutte le polemiche, le critiche, le chiacchiere, i discorsi sui playoff, non playoff, questo e quell'altro che ci sono stati nel mese di gennaio. Poi da gennaio non ho più parlato e non ho più detto niente. Questo era uno dei sassolini che mi volevo togliere. Comunque io ho detto che noi non facevamo i playoff e noi non facciamo i playoff. Eurotubi è l'azienda leader nella produzione di tubi in alluminio. Grazie alla vasta gamma di produzione e al continuo sviluppo, Eurotubi è in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti. L'azienda dispone di un ampio parco macchine di profilatura che garantiscono flessibilità e alto standard qualitativo. Eurotubi è l'azienda leader nella produzione di tubi in alluminio. La trovi a Fano, in via Filippini 4, zona industriale Bellocchi. Ital Service, produzione e commercializzazione di borti di alta qualità. Nuove tecnologie e strumentazioni moderne consentono di fornire bordi per l'impegno nei vari settori dell'arredamento, realizzati in numerose sagome e finiture di diversi materiali, creati anche su misura in base alle esigenze del cliente. Ital Service è a Sant'Angelo in Lizzola, via della produzione 1. I migliori materiali per un prodotto unico. Agla, calzature, abbigliamento e accessori per il calcio 5. Ben ritrovati nella seconda parte di Calcio a 5 Extra Time, le partite in TV. Dunque abbiamo visto tutto quanto riguardava il calcio a 5 maschile, ora ci dedichiamo al futsal femminile. C'era la gara di ritorno dei playoff scudetto di Serie A, con il Caffè Portos chiamato all'impresa di rimontare dal 4-1 maturato nel match di andata sul campo della Zeta Gold Woman. Ebbene, le ragazze giallonere ci hanno provato con grande orgoglio, con grande coraggio. Hanno avuto in certi momenti della partita la convinzione, perlomeno psicologica, di poter appunto compiere il grande risultato, la grande rimonta, ma alla fine invece sono state addirittura, forse immeritatamente, sconfitte dalla formazione abruzzese 4-3, come ci mostra bene futsalmarche.it. ma noi, per arricchire appunto il dettaglio di questa partita e di questa sentenza che esclude quindi dalla corsa scudetto il Caffè Portos, vi mostriamo le immagini della partita che abbiamo registrato al campo Paolinelli, centro federale di via Schiavoni di Ancona, e quindi largo a Caffè Portos AZ Gold Woman.
È la gara di ritorno dei playoff scudetto di Serie A femminile. Il Caffè Portos cerca l'impresa, la grande impresa contro la formazione vincitrice del tricolore di un anno fa, ovvero la Z Gold Woman. La squadra di mister Almeida deve rimontare i tre gol di svantaggio maturati nel match di andata. Vittoria con tre o più gol, quindi l'obiettivo minimo per passare il turno in questa partita che si gioca ad Ancona per l'indisponibilità del Palaspeca, teatro abitudinario delle partite casalinghe del Caffè Portos, che si presenta in divisa bianca contro le neroverdi della squadra abruzzese. Queste le formazioni, la squadra ospite con Verzulli, Silvetti, Pastorini, Molina, Reyes, Nobilio, Sgarbi, Di Marco Berardino e Xaxò. L'allenatore è Segundo. Risponde il Portos con Acciarresi, Bisognin, Bennardo, Ana Alves, Pinto Diaz, Ferreira Pinto, Ameli, Scagnetti, Pizzi e Pedace. Il tecnico appunto è mister triplete Almeida. Partita iniziata, come detto, divisa a strisce verticali nero e verdi per la formazione abruzzese della provincia di Chieti, tutta bianca il Caffè Portos, che subito ha una chance con il pallone rubato molto bene da Ana Alves nella metà campo avversaria. Si invola verso il portiere avversario il talento del Portos, ma calcia troppo centrale, si può difendere quindi con i piedi l'estremo difensore avversario, si resta sullo 0-0, però è partita con il piglio giusto la formazione marchigiana. Ora si difende la squadra del Portos, ovviamente tema tattico subito chiaro sin dalle prime battute, mira al possesso palla la squadra della Z Gold Woman nel tentativo insomma di addormentare il match, forte appunto delle tre reti di vantaggio, ma c'è un'altra chance ancora per il Portos, sola davanti al portiere la Pinto Diaz Ana Alves si fa respingere la conclusione, incredibile chance due volte sprecata dalla formazione giallonera quest'oggi in divisa bianca. Ora il quintetto di mister Segundo gioca questo pallone alto, la deviazione di testa e c'è il vantaggio trovato grazie al colpo di testa appunto della Reyes, che esulta per lo 0-1. Sin qui sicuramente un premio eccessivo per la formazione ospite, azione peraltro abbastanza così improvvisata, rocambolesca, un cross, una sorta di lob pallonetto che diventa assist per la Reyes, che non sbaglia davanti a Katiuscia Acciarresi. AZ 1 Portos 0, prova il contropiede qua il Portos, rischia un po' troppo però con la palla sui piedi la numero 12 Ferreira Pinto, e alla fine va alla conclusione nuovamente la Reyes in maniera vincente, doppietta per lei, 2-0 per la Z. Duplice doccia fredda per le ragazze di Mister Almeida, vedete qua grande qualità tecnica nel dribbling, nella preparazione del tiro e nel tiro stesso, davvero un gol d'applausi questo, il 2-0 delle abruzzesi. Gelate quindi le marchigiane, che comunque sia con orgoglio provano ancora ad attaccare, questa un'azione individuale splendida da parte della Pinto Diaz, gol fantastico anche questo, 1-2 la sua grinta mostrata in questo primo piano meritato per la numero 11 delle ragazze di mister Almeida. Un dribbling, poi un altro, una finta, il destro sotto le gambe del portiere avversario, prova a crederci ancora il Caffè Portos. Sulla destra il pallone gestito da Carmen Bernardo, non bene, concede la ripartenza all'avversario, ampi spazi, controllo e tiro da ottima posizione per la Verzulli, palla fuori, pericolo scampato. Ora Portos che si riporta nella metà campo avversaria, grande azione tutta di prima, spettacolo questa trama offensiva, il gol del 2-2 del Caffè Portos, mamma mia che azione questa, davvero di primissima qualità, tutto di prima con una perfezione, con un tempismo esemplare, gol favoloso il 2-2 del Portos. E allora diciamo così, si ricomincia da capo con il 2-2 maturato in questa prima ampia parte del primo tempo. Il Portos però ritrova coraggio sullo slancio delle due reti rimontate, ancora una conclusione, il tap-in provato da Maria Gisela Pedace, pallone che decolla sopra la traversa e allora si resta sul 2-2, ancora Pedace riceve il pallone, tocco e scarico sulla destra, il traversone, il pallone ribattuto in prima istanza, non in seconda,
Vantaggio del Portos. Elisa Scagnetti da San Severino porta avanti il Portos. Allora è tutt'altro che finita questa partita, è tutt'altro che messo il verdetto qualificazione. Il Portos si porta nell'aggregate a sole due reti di distanza dalla qualificazione, 3-2 dopo il 4-1 il passivo nel match di andata. Ci si può credere, perché c'è ancora qualche scampolo di prima frazione da disputare e soprattutto c'è tutto il secondo tempo da giocare. La Z prova a riaffacciarsi nello spicchio di campo avversario. Il duplice scambio fra due compagne sotto porta, per fortuna del Portos, sbaglia, se non andiamo errati, la numero 23. Si tratta la numero 20, la di Marco Berardino. Pallone fuori, ora seguiamo questa punizione. Destro potente, scaricato dalla Silvetti, però è attenta Catiuscia Ciarresi nel spedire il pallone in calcio d'angolo. Pressing ancora del Portos, c'è un po' di spazio però in avanti per la Z. Attenzione, autostrada sulla sinistra, conclusione vincente per la rete del 3-2 realizzato dalla Z. Il gol che viene siglato dalla giocatrice maglia numero 23, si tratta della Nobilio, che erroneamente avevamo dato con il numero 13 in formazione. In realtà numero 23 è lei che trova quindi il nuovo pareggio, 3-3 poco prima dell'intervallo. Si va al riposo sulla parità. C'è tutto un secondo tempo comunque da giocare, da lì si riprende con il nostro maxi montaggio. Squadre che si allungano presto, allora partita che diviene spettacolare. La Z però quando può rallenta i ritmi e abbassa il suo baricentro in fase di possesso del pallone. Qua cerca forza un passaggio la numero 6 Silvetti, contropiede del Portos, un passaggio deviato della numero 10 giallo-nera, ovvero ovviamente Diana Alves, rischia di diventare un gol ma si salva in extremis con affanno la Z, che poi sfiora dalla parte opposta la rete con il palo colpito da pochissimi passi. Tante opportunità per andare in gol da una parte e dall'altra. Ancora un errore in disimpegno della Z, Portos pericoloso in area, il tocco con la punta del piede da parte di Carmen Bennardo, non riesce però a riportare in vantaggio il Portos, che prova a pigiare sull'acceleratore. Se ci sono ancora delle energie da spendere fisiche e mentali, tutto ciò va fatto adesso. Lo sa il Portos, che attacca anche col portiere di movimento. Abbiamo visto rapidamente indossare per qualche istante una giocatrice in maglia bianca, la casacca appunto di portiere avanzato. Ora si difende invece il Portos, quindi fra i pali c'è di nuovo Scagnetti, che si distende alla sua destra ma lascia scorrere il pallone fuori. Time out del Portos con la casacca di portiere in movimento, era entrata Ferreira Pinto, la vediamo ancora indossare sotto il fratino rosso la maglia appunto azzurra che contraddistingue il portiere in movimento, pronta ad effettuare nuovamente questo tipo di soluzione. Ora esce bene però palla al piede il Portos dalla propria difesa, si distende sulla sinistra, la sfera gestita dalla Alves, destro a rientrare dopo un ottimo dribbling, palla fuori, non va a buon fine nemmeno questa circostanza per il Portos, peccato davvero. Dalla parte opposta la Z, fa da sponda a numero 10 Moreno Molina, l'assist per la sua compagna, si tratta della Reyes che realizza la tripletta personale e soprattutto porta sul 4-3 la Z di nuovo in vantaggio. Questa è davvero una brutta mazzata psicologica, ma anche sul piano del risultato ovviamente, per il Portos che torna a ben 4 reti di distanza dalla qualificazione. Mister Almeida opta per nuovamente il portiere di movimento, tutto ciò frutta questa conclusione dalla distanza da parte della Pinto Diaz, pallone che tocca il palo poi termina fuori, mentre vedete Segundo che durante un time out da lui chiamato mette ordine tattico soprattutto in fase difensiva per la formazione che abbiamo detto l'anno scorso ha vinto lo scudetto femminile. Altro tiro dalla distanza, c'era pronta sul secondo palo Elisa Scagnetti, non riesce nella deviazione, va man mano spegnendosi il Portos che però qua ancora qualche energia per pressare, la porta è scoperta, pallonetto dalla distanza da parte della Xaxo, ex giocatrice del Portos che calcia però fuori. Pallone quindi che termina a lato e quindi finisce su questa conclusione la partita. Gli applausi del pubblico presente al Palaschiavoni di Ancona, finisce 4-3 per la Z Gold Woman, si interrompe qua quindi il cammino del Caffè Portos. Va detto però, insomma, ancora una volta la società del presidente, del patron Salvatore Giorgi ha saputo conquistare la fase, la pool scudetto e quindi grande, grandissima stagione anche quest'anno per le giallonere. Arrivederci all'anno prossimo.
Complimenti comunque al Caffè Portos che, come ogni anno ormai nella sua storia recente femminile, è stata grande protagonista nel panorama nazionale. Playoff scudetto raggiunti anche quest'anno, magari alla vigilia della stagione si aspettava uno scattino in più, ma insomma ricordiamo che la società di Patron Giorgi è arrivata alle Final Eight abruzzesi, è arrivata appunto a questo appuntamento dei playoff scudetto, quindi comunque si resta una stagione da voto 9 in pagella. Passiamo adesso alla Serie C femminile per vedere come siamo messi a una giornata dal termine. Questa la classifica, ovviamente sappiamo, della Visconcordia Morrovalle, che è promossa in Serie B in virtù della vittoria del campionato con netto vantaggio rispetto alle inseguitrici. C'è ancora da stabilire tutto quanto riguarda la retrocessione diretta e quanto riguarda soprattutto la zona playoff. Al momento fra seconda e quinta ci sono 9 punti, quindi ci sarebbe il confronto fra Polisportiva Filottrano e Real Lions Ancona e quello fra Flaminia e Pian di Rose, ma c'è ancora una giornata da disputare, quindi ancora verdetti da emettere. Questo propone la prossima giornata con il Pian di Rose contro appunto la capolista, la vincitrice del campionato, con il Real Ancona impegnato contro il Gabice Gradara, che cerca punti per la salvezza a scapito magari della Fenice a sua volta, che dovrà affrontare il Cantine Riunite Tolentino senza particolari più ambizioni in questo campionato. Poi Filottrano in casa del Civitanova, e per quanto riguarda il Flaminia che cerca di mantenere il terzo posto, sfida difficile in casa con la Real Macerata. Quindi ancora 60 minuti da giocare per stabilire la classifica definitiva e quindi poi la retrocessa e la griglia playoff. Ultima parte di questa trasmissione la dedichiamo alle finali giovanili. Nei palazzetti Monterocco e Monticelli di Ascoli Piceno si è svolta la kermesse dei migliori giovani, dedicata ai migliori giovani della Regione Marche, quindi titolo regionale da assegnare, quindi assegnato alle categorie juniores, allievi e giovanissimi. Ebbene, c'è stata grande battaglia, grande spettacolo e anche gran pubblico nella città di Ascoli, e questi sono i verdetti definitivi. Alma Fano, trionfatrice nella categoria giovanissimi, ha vinto dopo i calci di rigore contro la padrona di casa, la SKL, che esce con grande rammarico da questa manifestazione sul piano dei risultati sportivi per anche l'altra sconfitta, quella nella categoria allievi. Anche in questo caso i rigori, a vincere è stata l'Audax Sant'Angelo, quindi è lei, la formazione senegalese, la regina della categoria allievi. Per quanto riguarda invece la finale juniores, di fronte c'erano Bulldog Lucrezia e Castelbellino, rispettivamente seconda e prima del girone A nella stagione regolare. Ebbene, come aveva detto la classifica appunto del campionato, anche la finale del titolo regionale ha confermato la supremazia del Castelbellino, degli Orange di mister Petrucci. 3-1 il risultato finale dopo che la Bulldog Lucrezia era passata in vantaggio. Complimenti a tutte le protagoniste e ovviamente in particolare alle vincitrici. Per quanto ci riguarda, noi siamo davvero alla conclusione di questa ennesima puntata stagionale di Calcio 5 Extra Time, le partite in TV, ma non è l'ultima, perché noi ci ritroviamo martedì prossimo con altre immagini, con altre partite da raccontare. Ovviamente in quel caso saremo proiettati ai playoff e ai playout delle varie categorie. Da Matteo Magnarelli l'ennesimo quindi grazie per essere stati con noi, ci rivediamo martedì prossimo con Calcio 5 Extra Time, le partite in TV.